Ma benvenuti ragazzi oggi a questo nuovo video. Oggi parliamo di nuovo di Fairy Tail, perché le richieste su questi video di Fairy Tail aumentano e sono sempre più galoppanti. Mazza il cavallo, oggi mi è venuto proprio bene. E oggi parliamo di sogni e di desideri, e quindi parliamo di Cenerentola, il classico dei classici, la principessa per antonomasia, e parliamo di lei. Intanto vi volevo ricordare al volo che sul canale è in corso un fantastico giveaway. Potete vincere tutta la trilogia di Toy Story, tutta la trilogia è una. La trilogia di Toy Story in Blu-ray direttamente a casa vostra, nuovi celofanati da gustarvi con tutta la famiglia, con gli amici o con chi vi pare a voi. Io ve li regalo, ci fate quello che vi pare. Ok ragazzi, andiamo a vederle queste Fairy Tail oggi, andiamo a vederle e seguitemi. Eccola qui, la prima delle due coppie, Cenerentola e il principe. Eccola qui, allora andiamo a vedere la cover bellissima con il... la targa qui appunto dove c'è scritto Cenerina e Principino, la teca in rilievo come la prima serie, perché queste sono quelle vecchie e quindi la teca è una cosa seria, non è una cosa sciatta, e quindi eccola qui. Poi vi faccio vedere il retro, perché nel retro viene tutto descritto per bene, come è stata creata, i tessuti, i vestiti, dove era il principe prima di fare la foto e insomma tutti i cavoli del principe. Qui vedete il prezzo, perché la serie veniva 120, non 130 come adesso, tutte le informazioni del caso. E poi vi faccio vedere il sopra, perché anche il sopra secondo me è molto bello, merita con questo logo Fairy Tail antichizzato che è veramente splendido. Ma guardate questo particolare, guardate che carina la cornice in oro che circonda la foto, che è tutta carrozzata con la carrozza di Cenerentola. Ma guardate che splendido questa carrozza, che impazza un po' ovunque, anche qui serigrafata. La carrozza è il simbolo di Cenerentola, vecchia zucca. Ok ragazzi, allora siete pronti che l'andiamo a sollevare? Ok, allora siete pronti? Vi brillano gli occhi? Avete la fibrillazione? Sta per arrivare Cenerentola e il principe. Non vi vedo agitati, non vi vedo. Allora intanto lasciate mi piace qui sotto, sennò io non la alzo la cover. Mo stiamo qui 2 ore così e io non la alzo la cover se non lasciate mi piace. Dai, forza. Dai, bravi, hai visto? Grandi. Ok, allora vado, vado, sollevo. Raga, non viene. Ragazzi, sei incastrata, mi toccherà tagliarla con le forbici. Ragazzi, non viene, non si solleva. Cenerentola non vuole venire. Eccola qua in tutto il suo splendore. Cenerentolico. Cenerentoloso. Ok, cerchiamo di non far andare il riflesso della luce sulla teca. Ok, guardate che spettacolo, ragazzi. Questo per dire quello che vi dicevo l'altra volta, le prime serie erano un altro pianeta, ragazzi. Guardate il dietro di Cenerentola, guardate la schiena, i capelli, il trucco, le ciglia, guardate i dettagli del vestito, guardate, è una cosa spettacolare, ragazzi. Guardate quanto è bello, è veramente veramente bello, ragazzi. Questa di Cenerentola è splendida, il vestito tutto in velluto del principe. Ma lei, guardate la forma dei capelli, il trucco, le ciglia, sopracciglia, ma poi guardate anche proprio il dietro, cioè guardate i merletti, no, è uno spettacolo ragazzi, niente a che vedere con le serie nuove, veramente, veramente una cosa splendida. Anche qui sotto, guardate di nuovo, richiama la carrozza di Cenerentola, il ricamo sul vestito. È veramente, veramente una cosa eccezionale. Adesso vi faccio vedere ovviamente il certificato di garanzia. Questa è la 5779 5374582 85, insomma questa qui la vedete voi perché io c'è il riflesso, e quindi eccola qui, questo è il certificato di garanzia di questa splendida bambola. Ve la faccio rivedere un secondo, guardate i guanti, ma guardate con quale delicatezza il principe cinge Cenerentola, con quanto amore. E Cenerentola però guardate, il principe che sta lì che ha occhi solo per Cenerentola, che la guarda e dice sei lo splendore della mia vita. E Cenerentola che fa? Guarda in macchina, guardate che guarda in camera come a dire riprendimi bene però, no flash please. E Cenerentola niente, è diva, e non se lo fila proprio il principe, sta lì che guarda chi gli fa le foto. Però è veramente splendida. Allora noi questa la mettiamo qui. E adesso andiamo a vedere l'altra coppia, perché purtroppo in ogni storia c'è un buono, ma c'è soprattutto un cattivo, o in questo caso una cattiva. Eccolo qui il secondo box, ragazzi, in tutto il suo splendore.
Guardate che bello, Cenerentola con l'abito, quello che poi gli viene strappato dalle sorellastre, e Lady Tremaine, la matrigna cattiva. Ma la matrigna cattiva soprattutto a Lucifer, il grande Lucifero, il gattaccio più gattaccio dei gattacci. Vi faccio vedere la descrizione qui dietro, come sempre, qui ci sono tutte le foto e la descrizione appunto dei tessuti usati per le bambole. E qui in alto a sinistra potete vedere i piselli, i famosi piselli di Cenerentola, che non era principessa sul pisello, ma aveva i piselli che sta degenerando questo video. Però voi avete visto il cartone, sapete di cosa sto parlando. E quindi eccolo qua, questa è tutta la descrizione, il prezzo, insomma, tutta la quarta di copertina delle fairy tale che normalmente siete abituati a vedere. E allora, quando voi siete pronti, io sollevo e vi faccio vedere quest'altra splendida, fantastica coppia. Ok, ragazzi, sono pronto a sollevare la cover. Oh là là! Che spettacolo, ragazzi! Che spettacolo! Eccola qui. È veramente splendida, ragazzi. No, ma io dico, notate, notate, intanto notate i particolari, i dettagli che vi dicevo l'altra volta. Questo è flocchifero, cioè Lucifero floccato. È fatto bene, ma soprattutto è floccato. Questi sono dettagli che poi alla fine impreziosiscono. Madonna, come mi è venuto questo? Impreziosiscono. Impreziosiscono la bambola. Come per esempio gli Swarovski che sono sul vestito di Cenerentola, sia in questa che in quell'altra, il fiocco qui da quarta elementare, perché questo sembra il fiocco proprio del grembiule da quarta elementare, cioè più grande il fiocco della testa di Cenerentola. E però guardate anche, guardate che splendore il vestito, il coprispalle, il cerchietto, la collana, l'acconciatura di Cenerentola. Ma guardate che bello qui sotto. Guardate, veramente, veramente splendido, ragazzi. Tra merletti e ricami e Swarovski è una cosa strepitosa. Il dettaglio del vestito strappato, eccolo qua. Ma guardate anche, Suor Clementina. Guardate il velo, guardate che bello il velo di Suor Clementina, che anche quello è ricamato ragazzi, non stampato, e anche lei ha i suoi Swarovski, meno di Cenerentola, ma anche lei ha i suoi Swarovski. È veramente veramente splendida. E adesso vi faccio vedere anche, come sempre, il certificato di garanzia. Questa è la 5881 di 6000, veramente splendida, e qui trovate tutte le descrizioni del caso. Però ragazzi, niente, vi faccio vedere il vestito da questo lato, perché c'è un'altra cosa, è proprio un altro pianeta, ragazzi, veramente splendido. Ma anche Lady Tremaine, guardate anche qui tutto plissettato. Madonna, pure plissettato ho lanciato oggi, ma che volete di più? Vi ho sparato questo plissettato così a sorpresa. È veramente veramente splendido, anche il girocollo e i ricami e gli Swarovski, insomma. E poi questa è una scena chiave del film, ma soprattutto Lucifero bello, bello floccato. Ed eccolo qui, beato fra le donne, beato fra le cenerine. E insomma, ragazzi, eccole qui, le potete vedere tutte e due insieme. Ve le faccio vedere in maniera così speculare, specchiata, speciale, spettacolare. E la bellezza di questa serie, la bellezza di queste bambole, la bellezza di quelle delle prime serie. Veramente, veramente un capolavoro, ragazzi, un capolavoro. Le potete ammirare qui. Ragazzi, a questo punto mi avevate chiesto, mi sembra, Cenerentola, poi mi avete chiesto anche Belle, ma Belle c'è un piccolo problema, perché ce ne avevo due, una l'ho venduta, l'altra mi sta rientrando. Praticamente non c'ho ancora Belle e Gaston, e quindi niente, ho dato la precedenza a Cenerentola. Voi scrivetemi qui sotto quali altre volete. Belle, le due coppie di Belle lo so, me l'avete già detto, e arriveranno. Come recupero dagli Stati Uniti l'altra Belle, lo facciamo. Però ditemi anche un'altra coppia che vi piace, ditemi se queste vi piacciono o non vi piacciono, che cosa ne pensate di questa splendida doppia coppia. E qui sotto vi lascio la pagina Instagram, la pagina Facebook del canale, come sempre. Vi lascio ovviamente anche il link per partecipare al giveaway. Diffondetelo questo giveaway, amici, parenti, WhatsApp, in parrocchia, insomma, anche perché la trilogia dei Toy Story, ragazzi, un cult, cioè una qualunque collezione di DVD e Blu-ray di una famiglia non può non avere la trilogia di Toy Story, e io ve la regalerò. Ok, ragazzi, spero che questo video oggi vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, commentate, condividete il video e fatelo vedere anche agli amici. E noi ci vediamo al prossimo video di questo fantastico, incredibile, stupendo, meraviglioso canale. Ciao, ragazzi. Dunque, dunque, dunque.
Oh, Pecelli! Oh.